Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con BBCraft. Andremo a sperimentare con questo articolo scelto appunto sul sito di BBCraft. Queste sono delle gocce placate in oro, 18 carati. Già ve le ho mostrate nell'unboxing di BBCraft. Se vi siete persi quel video, ve lo linko qui nella i di informazione. Queste gocce sono davvero molto carine, sono ideali sia per lavorarle al Big Stitch, ma io volevo realizzare qualcosina di diverso, quindi andremo a lavorarle con la resina UV. Siete pronte? Andiamo. Prendo dello scotch e vado a fissare il componente faccio aderire per bene tutti i bordi. Una volta fissato appunto il componente sullo scotch, vado e fisso il tutto su questo su questa spugnetta in modo che posso tranquillamente sollevare il tutto per metterlo poi in lampada. Rieccomi, ho realizzato questo rosa con dei glitterini lilla all'interno e adesso vado a realizzare un piccolo strato. Ho inserito qualche glitterino bianco nella resina verde. Ho sfumato i due colori in questo modo, adesso vado a passare velocemente l'accendino. E adesso in lampada. Ed eccoli qua. Vedete, si sono catalizzati. Adesso vado a rimuovere questi elementi da sopra lo scotch con molta delicatezza. Dovete fare estremamente attenzione quando li togliete dallo scotch, dovete fare molto molto piano. E adesso con un taglierino, vedete qui c'è un piccolo eccesso di resina, vado a rimuovere questo piccolo eccesso di resina ed eccolo qua, è stato semplicissimo. Stesso discorso vado a effettuarlo anche qui un po' in alto. Adesso sia sulla parte avanti sia sulla parte retro, ovviamente sulla parte davanti risulta un po' appiccicaticcio per via dello scotch, quindi vado a realizzare uno strato
con la resina trasparente e volendo possiamo aggiungere anche altre decorazioni. Ho diverse decorazioni, vado ad aggiungere queste lunette, davvero molto carine. Vado a realizzare sempre con i medesimi colori della resina UV anche due perni e vado a mixare questi due colori. E adesso in lampada, ed eccole qua, adesso giro i due componenti e realizzo anche sul retro uno strato sottilissimo di resina UV. Di nuovo in lampada. Rieccomi, ho realizzato anche i due cabochon sempre in tinta e adesso vado a fissarli così a rombo, vedete? Vado ad inserire sia il perno sul retro e poi vado a forare il cabochon e vado ad inserire questo perno a vite. Quindi, primo step, andiamo ad inserire sul retro di cabochon, sempre con un goccino di resina UV, i perni. Quindi un po' di resina trasparente . Ok, un leggero strato . Ok, e adesso appoggiamo i perni. E adesso in lampada, ovviamente dopo aver catalizzato questo primo step, vado a fare un secondo strato di resina trasparente sopra per andare ad inglobare per bene il perno. Rieccomi, questo è il risultato, ho fissato appunto i perni in acciaio sul retro. Sono esattamente due strati di resina verde, che poi è lo stesso verde che ho utilizzato per realizzare appunto il cabochon. E questo è il risultato di entrambi i pernetti, davvero molto sottile lo strato e poi sono perfettamente bloccati all'interno i pernetti. Come vi dicevo prima, voglio fissare appunto questo elemento sotto e quindi fissare il perno a mo' di rombetto. Quindi vado a forare il cabochon in questo punto qui, in questo lato,
vado ad aggiungere poi un perno a vite. Questo perno a vite prima vado a sporcarlo con un po' di resina UV trasparente per poi fissare anche questo in lampada. E poi ovviamente vado ad agganciare la creazione sotto. Per il foro vado ad utilizzare il trapano, questo qua della Track Life. In dotazione ci sono diverse punte, come vedete. Io vado ad agganciare quella lì per forare ed è quella più piccola in dotazione. Vado a forare appunto sul lato verde, quindi perché voglio agganciarlo così. Quindi vado a forare in questo preciso punto. Ok. Ho realizzato il foro, perfetto. E adesso, come dicevo prima, con un po' di resina trasparente, posso utilizzare anche la resina verde, ce n'ho ancora un po'. Con un po' di resina vado a sporcare appunto il perno a vite e vado ad agganciare il perno nel foro. Ok, in questo modo. Vedete, questo è il retro. E adesso lo infilo in lampada. Ed ecco qui gli orecchini terminati. Li trovo davvero molto molto carini, non vedo l'ora di indossarli. Questo è il retro appunto dell'orecchino e mi piace davvero tanto il fatto di dover agganciare la creazione direttamente al perno a vite senza aggiungere anellini, che volendo gli anellini si possono anche aprire se non si utilizzano quelli lì doppi. Quindi lo trovo davvero un'idea davvero molto molto carina. Come dicevo prima, non vedo l'ora di utilizzarli, di indossarli, di sfoggiarli perché li adoro. Niente ragazze, il tutorial termina qui, spero che sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!